tutti amici e bentornati in cucina con Raffi alla grande. Ragazzi, oggi preparerò dei buonissimi biscotti morbidi alla ricotta, buonissimi. Provare per credere. Allora, qui dentro c'è 260 grammi di ricotta, che se guardate sul mio link c'è la sua ricotta, questa è quella con limone. E adesso andiamo ad aggiungere 130 grammi di burro ammorbidito. Ci andiamo a inserire un uovo intero, un cucchiaino di estratto di vaniglia, un cucchiaino di lievito vanigliato. Fatto questo, andiamo ad amalgamare il tutto. Ebbene, una volta che abbiamo amalgamato il tutto, come già vedete, abbiamo creato una cremina. La andiamo a inserire in una coppa. L'abbiamo inserito nella coppa, prendiamo 300 g di farina 00 e piano piano le andiamo ad inserire nel composto e amalgamiamo il tutto. Allora, una volta che abbiamo impastato il tutto, abbiamo ottenuto un bel panetto che adesso andiamo a mettere sul tavoliere con un po' di farina. Adesso impastiamo per altri 2 minuti. Una volta che abbiamo impastato per 2 minuti, facciamo il panetto a 2. Guardate com'è morbido, morbidissimo, raga. Mettiamo un po' di farina e andiamo a stendere con un mattarello il nostro impasto. Una volta che abbiamo steso l'impasto, prendiamo un coppa biscotti e andiamo a fare le formine tonde. Se non avete questo, va bene anche un bicchiere, una tazza, quello che avete. Una volta che abbiamo formato i cerchietti con una rotellina, andiamo a fare dei segnetti sopra, da una parte e dall'altra. Fatto questo, prendiamo un piatto con un po' di zucchero semolato e un po' di farina di cocco. Da una parte inseriamo lo zucchero semolato e dall'altra parte andiamo a inserire il cocco. Fatto questo, prendiamo, chiudiamo a metà, richiudiamo. Schiacciamo leggermente, non molto, e le andiamo a posizionare su una teglia con carta da forno. Siamo pronti per infornare a 200 gradi per 20 minuti. Forno statico, Ragazzi, abbiamo sfornato i nostri biscottini alla ricotta. Guardate come sono venuti carini. Guardate, soffici sono. Mi raccomando, fateli che sono veramente buoni. Uno tira l'altro su uno. Poi, siccome non sono molto dolci, se volete potete aggiungere sopra lo zucchero a velo, Come vedete, in effetti nell'impasto non ho messo zucchero, solamente passati nello zucchero semolato. Ebbene ragazzi, mi raccomando, spolliciamo alla grande, mi raccomando iscrivetevi sul mio canale e ci vediamo alla prossima. Buon appetito!